Al via il 25 ottobre l'edizione autunnale di Officina L'Aquila Incontri Internazionali, rassegna internazionale di restauro e riqualificazione urbana, promossa e organizzata da Carsa con il contributo di Ance Abruzzo, Ance L'Aquila, Ance Chieti, Pescara e Teramo. La rassegna parla della ricostruzione della città, ne indaga tutti gli aspetti urbanistici, strutturali, architettonici, ma non solo, anche i risvolti sociali e culturali. Tanti i relatori in campo che si alterneranno sul palco dell'auditorium. I lavori entreranno nel vivo il pomeriggio del 25 ottobre, con tanti appuntamenti nella sessione intitolata Officina L'Aquila incontra la Commissione Europea. Si parlerà delle migliori pratiche di restauro e ricostruzione realizzate all'Aquila, che ne hanno fatto una positiva esperienza apprezzata in Italia e in Europa. La Commissione Europea, in missione ufficiale con l'Ufficio Settore Costruzioni, ha scelto proprio Officina L'Aquila quale interlocutore privilegiato per confrontarsi con le realtà territoriali. La Commissione incontrerà le istituzioni che governano i processi di ricostruzione dell'Aquila e del Centro Italia. Verrà descritto come eccellenza anche il caso del recupero del Palazzo dell'Emiciclo, con l'intervento delle imprese coinvolte nel recupero, dei tecnici e delle istituzioni, e verrà presentato anche il volume Palazzo dell'Emiciclo e Palazzina Ex Gil Maschile. La giornata del venerdì invece partirà con l'educational tour tra i cantieri riservato alla Commissione Europea, ai media e alle istituzioni. La Commissione andrà in visita guidata nel centro storico dell'Aquila, uno dei cantieri a cielo aperto più grandi d'Europa, con oltre 150 cantieri attivi. Il tour è riservato anche ai giornalisti della stampa nazionale e internazionale e esponenti delle istituzioni. Nella sessione pomeridiana del venerdì dalle 14.30 alle 18.30 verrà affrontato il tema Il racconto della ricostruzione, con una panoramica sul ruolo e sul contributo dato alla rinascita dell'Aquila dall'università, dalle istituzioni scolastiche e dalle associazioni culturali e sportive nel processo di ricostruzione della comunità aquilana. Nelle due giornate ci saranno le visite guidate per studenti, progettisti, tecnici addetti ai lavori all'interno di alcuni tra i più importanti cantieri della ricostruzione nel centro. Partenza dall'auditorium del parco la mattina alle 10, il pomeriggio alle 15. Le visite sono a numero chiuso, quindi sarà preferibile prenotarsi. Tutte le informazioni si potranno trovare comunque sul sito www.officinalaquila.it, sempre aggiornato. I cantieri interessati saranno la chiesa di San Pietro a Coppito, la chiesa di San Silvestro, Palazzo Manieri, Teatro Comunale, per quest'ultimo solo tour riservati.